Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Abbiamo visto nel precedente video quali sono i plugin che ho utilizzato tantissimo nel 2020 riguardo il mastering. Andremo a farci un giro sul mio workflow per vedere quali sono i plugin che ho utilizzato tantissimo nel 2020 per fare il mix, quindi quelli che ho utilizzato effettivamente nei mix che avete sentito durante il corso dell'anno. Li ho caricati tutti in un piccolissimo workflow, ovviamente non li uso tutti contemporaneamente, però è un modo per ricordarmi che cosa ho trovato interessante e che cosa ho utilizzato per lavorare in questo 2020. Partiamo ad esempio dalla Channel Strip, cioè quella più utilizzata all'interno delle tracce di voce, di basso o di chitarra o di pianoforte, eccetera, eccetera. Partiamo dal canale della voce e ovviamente il plugin che ho utilizzato più spesso è stato il Fat Channel XT di Studio One. Contiene all'interno infatti diverse opzioni, non soltanto la versione basic, ma per chi ha fatto ad esempio l'abbonamento a Sphere troviamo all'interno tantissimi altri algoritmi da utilizzare come plugin. Quindi nella sezione di comp, quindi compressore, abbiamo lo standard, il tube e il fat, che sono quelli che troviamo nel fat channel di base, ma oltre questo avremo il Brit comp in stile SSL, il classic comp in stile Neve, il 160, l'Everest che sarebbe ovviamente il Summit Audio, il Fairchild, un RC500, questo anche è gratuito, lo potete scaricare dal sito Presonus, il tube nuovissimo, ultimo aggiunto per quanto riguarda i compressori in stile Pultec. Lo stesso accade per gli equalizzatori, anche in questo caso abbiamo diverse scelte. Io utilizzo tantissimo lo standard per fare piccole correzioni oppure il Tube EQ per colorare. L'avete visti anche in azione in un video dedicato proprio al Fat Channel XT. Fat Channel poi nella versione 5 di Studio One attiva anche la funzione di sidechain e quindi è possibile utilizzarlo in sidechain con altri canali. Chi desidera invece utilizzare soltanto uno dei plugin del Fat Channel basta semplicemente spegnere gli altri ed utilizzare soltanto quello che vediamo qua in foto. Molto flessibile. Lo stesso accade per il nuovo compressore di Studio One, molto bello, anche questo in funzione sidechain, external sidechain o internal sidechain, abbiamo visto nell'introduzione dei plugin di Studio One 5, funziona molto bene e lo trovo utile e leggerissimo, soprattutto da utilizzare un po' dappertutto all'interno delle tracce audio. Passiamo poi al mio preferito, il Fatpressor di PSP, che ricalca il suono di un 1176 veramente molto bene, a mio giudizio uno dei migliori emulatori di questo compressore e che è onnipresente nei miei canali di voce. Poi abbiamo il Pro Q2 sempre di Studio One 5 che ora offre la possibilità di un low cut filter assolutamente in fase lineare, super super utile per le correzioni nei bass dove spesso vengono utilizzati. Arriviamo così al sempreverde, questo è incredibile perché resiste nel mio workflow da decenni, è il Channel Strip 3 di Metricalo, forse uno dei migliori emulatori di Channel Strip SSL che siano stati mai fatti in versione software, dove troviamo appunto la sezione completa di gate, compressore, equalizzatore e la sezione visuale che ci permette di manipolare il sidechain e il compressore in sidechain attraverso la banda e la definizione della banda in maniera manuale, molto molto utile. Anche l'equalizzatore è splendido, vi consiglio caldamente di provarlo perché è uno dei channel strip più belli che siano mai stati fatti software. Arriviamo così al Pro Q3, il plugin che utilizzo più in assoluto tra gli equalizzatori, è in grado di lavorare sia in modalità stereo sia in modalità mid-side, il che lo rende indispensabile per le correzioni decisive su alcuni tipi di tracce che potrebbero essere anche quelle di pianoforti o di archi che siano stati lavorati e permette anche un uso in modalità dinamica. Questo è indispensabile per la correzione ad esempio di alcune frequenze che possano uscire troppo in alcuni momenti. È utilissimo per esempio per correggere difetti di alcuni microfoni o delle voci particolarmente fastidiose su alcune frequenze, quindi posso scegliere di
far lavorare l'equalizzatore in maniera dinamica e ovviamente senza appesantire troppo la DAW in generale. Stesso discorso del Pro Q di Studio One, lavora sia in modalità zero latency sia in linear phase per un lavoro più accurato e ovviamente ci permette di scegliere anche un upsampling più dettagliato, ovviamente a discapito del nostro processore, quindi occhio a come scegliamo di utilizzare questa funzione. Ma comunque il Pro Q 3 ha tantissime altre feature che vi consiglio di esplorare. Passiamo così a Saturn, un altro dei plugin che uso tantissimo nei canali e che mi permette, come dice la parola stessa, di saturare, quindi di distorcere alcune parti di frequenza o alcune frequenze. Questo lo utilizzo a volte anche come se fosse un equalizzatore per colorare le tracce, quindi renderle più interessanti di quanto lo siano registrate o quanto un instrument possa avere come aggressività all'interno del mix. Molto molto bello. Stesso discorso per il Firepressor, è un ottimo compressore. E un altro sempre utilizzato un po' dappertutto è il Mag 4, un piccolo equalizzatore di Plugin Alliance che trovate anche in versione ridotta nel pacchetto free dei plugin con la scheda audio Presonus. Arriviamo così a Tricomp, l'ultimo plugin di distorsione creato da Presonus e molto utile proprio anche questo per colorare alcune cose all'interno delle tracce, quindi possiamo colorare frequenze più verso gli alti o verso i bassi, fino ad arrivare a quelli veramente più colorati di tutti, che sono gli acoustic audio, in particolar modo Cola, il mio channel strip preferito in assoluto di acoustic audio per gli strumenti acustici, quindi voce, piano, basso, chitarre acustiche. Ha al suo interno ovviamente un equalizzatore, la sezione di selezione dei preamplificatori e il compressore, che può essere utilizzato anche separatamente nei vari bus. Ho fatto un video anche su Cola, vi consiglio di guardarlo. Come già accennavo nei plugin da mastering, un altro plugin che utilizzo spessissimo sulla voce è Array, disegnato da Greg Wells, molto molto bello. Lo trovo forse uno dei migliori in quanto mi permette di colorare le basse in maniera molto particolare. Anche questo vi consiglio di scaricare la demo e provarlo. Arriviamo così a PSP Infinity Strip, con cui ho collaborato nella realizzazione, di cui trovate ovviamente qualche preset all'interno con la scritta JGR, come ad esempio questo Female. E come ho già spiegato nel video dedicato a InfiniStrip, è possibile creare appunto una channel strip molto complessa con gli algoritmi presi dai vari plugin di PSP. Il tutto lavora ovviamente a zero latency processing. Questo vuol dire che il plugin può essere utilizzato anche in tempo reale mentre si canta all'interno della DAW, quindi di Studio One in questo caso. Questo ci permette poi ovviamente anche di spostare i moduli, aggiungerne altri e rendere il tutto abbastanza infinity, come dice la parola stessa. Ovviamente ad ogni aggiornamento del plugin vengono inseriti anche dei nuovi moduli che non erano presenti nella prima release. È forse uno dei plugin di channel strip più versatili che ci siano ora sul mercato, di cui possiamo utilizzare anche un singolo slot, quindi nel caso ci piaccia utilizzare l'OptoComp o il DSR, quindi senza dover scomodare altri plugin all'interno delle catene. Ovviamente il tutto avviene all'interno di una finestra che gestisce la latenza dei singoli plugin, dandoci appunto un processing a zero latency. Ultimo ma non ultimo troviamo il Noveltech Vocal Enhancer, molto utile a volte per colorare la voce, lo uso appunto per fare questo tipo di piccolissime correzioni, sempre da Plugin Alliance. Ho messo nella sezione Choir anche alcuni altri channel strip che non entravano nel canale voce, ma anche questi molto utili, che li uso spesso anche su altre tracce che potrebbero essere appunto riferite sempre alla voce, ma anche ai cori o agli strumenti singoli. Un altro interessante è l'Ultra Channel di Eventide, in sostanza molto simile al Metric Halo Channel Strip. Abbiamo sempre a disposizione un gate, un compressore, un opto compressor e l'equalizzatore, oltre ai controlli di stereo delays che abbiamo qui sotto in basso, e il micro pitch shifter che ci permette di modificare un po' la voce o lo strumento che entra all'interno. Diciamo è un plugin di tools molto utile, che può essere utilizzato sia come channel strip sia come plugin di elaborazione. Andando avanti troviamo ovviamente l'Hornet Channel Strip MK3, molto bello, molto economico. Questo è forse il plugin più economico della serie dei plugin che utilizzo. Farò poi un video dedicato interamente agli Hornet, perché secondo me sono dei plugin sottovalutati. In realtà danno tantissimo al nostro workflow, ci permettono di lavorare tantissimo con qualunque DAW e ad un costo assolutamente accessibile. Stiamo parlando veramente di pochi euro per ogni plugin e
come vedremo in un futuro video, sono molto molto utili. Troviamo poi alcune varianti del channel strip preparate per T-Rex. Questo in particolare fa riferimento al mixer in stile SSL e, come tutti i plugin di T-Rex, trovo molto utile la loro colorazione. Ne vedremo diversi nel mio workflow. Anche T-Rex è uno dei software più vecchi che sono sopravvissuti fino ad oggi. Arriviamo così al ProC2 di FabFilter, che è appunto un compressore molto particolare, utilissimo anche questo in versione sidechain, utilissimo per la correzione e la compressione di diverso materiale audio. Anche questo lo utilizzo in diverse situazioni e adoro, come tutti i plugin di FabFilter, la loro flessibilità e leggerezza sul processore. Lo stesso accade per il ProG, il gate fornito da FabFilter, forse uno dei migliori gate in assoluto, che utilizzo moltissimo per esempio sui cori. L'altro plugin sempre utilizzato nel mio channel strip di voce è ovviamente l'EQ di Acoustic Audio Green 4, di cui trovate il mio preset AI, che vi permette appunto di lavorare come se io fossi lì con voi, e il plugin di riferimento per la correzione delle S, in questo caso sui cori utilizzo Sooth 2, l'avete visto in un tutorial apposito di qualche giorno fa, oltre ovviamente al De-esser Device, che diventano i miei strumenti di correzione più utilizzati in assoluto. Sempre per i cori l'ho inserito adesso nella channel strip, ma ovviamente lo utilizzo in modalità ARA all'interno di Studio One, è il Vocaline Pro, in grado di sincronizzare perfettamente le tracce di voce, indispensabile nel mio lavoro per la sincronia dei cori. Arriviamo così al pianoforte, in questo caso utilizzo diverse cose. Il primo, forse più interessante, è il Gold 4, che apro di default su tutti i pianoforti perché mi regala un colore ed una dinamica incredibile sul materiale complesso, appunto come il piano. Lo vedete in tutti i miei video in cui lavoro con pianoforte e voce. In alternativa, come vi spiegavo prima, il Kola fornisce anche questo un ottimo channel strip e ovviamente un compressore separato di cui parlavo prima. Plugin Alliance fornisce un suo tipo di compressore ottico molto, molto efficace secondo me sugli strumenti acustici, che è il Twin Con in stile appunto Millenia, sempre da Plugin Alliance, e il T-Rex. Questa volta il limiter, Precision Limiter Comp, che trovate sia nel Fat Channel di Studio One sia in modalità appunto T-Rex separata e che fa riferimento ovviamente al NIV. Questi ovviamente non li uso contemporaneamente, ma sono delle scelte in caso io non disponga di uno o dell'altro plugin. Arrivando al basso abbiamo l'Airstrider, come spesso ho annunciato, che utilizzo per shiftare e distorcere un po' il basso, secondo me molto interessante. Il Bix Subfilter, che aggiunge un boosting ai bassi, quindi anche questo è molto utile sui bassi synth per esempio. Un altro sempreverde che purtroppo non esiste più, ma si trova facilmente in versione free perché appunto la Camel fu acquistata da Apple, e quindi trovate i plugin, uno dei loro plugin all'interno di Logic, non il Camel Crash. Ma Camel Crash riesce a darmi un colore pazzesco su quasi tutte le tracce, è uno di quei plugin veramente indispensabili, da aggressività grip ad ogni tipo di traccia. Arriviamo poi al Kickstart di Nick Romero, non è altro che un filtro di sidechain che si può applicare direttamente alle tracce audio, molto utile per creare l'effetto pumping anche senza utilizzare un sidechain esterno e con diverse modalità di filtro. Molto interessante, l'ho usato spessissimo sui sintetizzatori, mi permette di creare della ritmica all'interno del synth o del basso synth in questo caso. Un altro channel strip, un altro plugin di acustica che uso tantissimo sul basso è il Pultec della serie Purple. In questo caso è un EQ che colora veramente molto bene non soltanto il basso, ma anche le voci e gli strumenti acustici. Arrivando poi alle chitarre acustiche, ho trovato sempre molto interessante il Lakme Opticon, disponibile sempre da Plugin Alliance. Mi dà spesso una colorazione carina. Mi dà spesso una colorazione interessante sulle chitarre acustiche. Per passare al Master Comp di PSP, anche questo molto vecchio come plugin, ma riesce ad essere un compressore non troppo invasivo, non troppo colorato, che utilizzo ovviamente su diversi bus. Altro plugin che uso veramente molto e fa parte della sezione Ultramarine è il Model A27, uno degli EQ più belli a livello di colorazione che abbia mai avuto. Non ne posso veramente fare a meno. Arriviamo così alle chitarre elettriche, ovviamente il primo plugin in assoluto è l'accordatore.
questo è quello di Studio One, e seguono poi vari software che uso per l'emulazione degli amplificatori. Il primo è Ampere, molto bello, lo uso anche come emulazione degli ampli per il basso. Le testate, per esempio l'SVT e relativa cassa, lo sentite spesso nei suoni di basso che utilizzo nei miei mix, sia questo sia Amplitube, di cui utilizzo la sezione bassi e la sezione degli amplificatori per chitarre elettriche stile Fender. Arriviamo poi così al Guitar Rig, anche questo un sempreverde che uso tantissimo perché poi lavora benissimo in Zero Latency Monitor. Per passare al nuovissimo Nembrini Audio, vedrete dei video anche relativi a questi amplificatori splendidi made in Italy, il TH2 di Overloud, per arrivare infine al Bias, che utilizzo sempre un po' di meno rispetto agli altri, ma ha dei suoni interessanti che mi tornano utili. La cosa che odio di più di questo plugin è la continua connessione a internet, senza la quale non funziona. Arriviamo così poi a un altro plugin veramente bello, che utilizzo poco, ma ogni volta che lo monto riesco a fare delle cose interessanti. È in grado di trasformare il segnale audio della chitarra in ingresso nella scheda in segnale MIDI direttamente, e quindi posso associare degli instruments anche in modalità polifonica alla chitarra che sto suonando. Quindi riesce in tempo reale a fare la traslazione pitch to MIDI, ed è forse uno dei plugin più carini e sottovalutati che esistono sul mercato. Procediamo poi con Fire Cobra, anche questo lo utilizzo spesso sui canali delle chitarre elettriche per dare un po' di aggressività, oltre ovviamente a Saturn che abbiamo già visto in un altro canale. Passiamo alle tastiere, dove FabFilter Simplon si rivela uno degli filtri più funzionali e programmabili che abbia mai avuto, molto bello come suono, utilissimo per i cutoff. Il Fire Charger, anche questo un distorsore che utilizzo per colorare le tastiere. Il PSP Twin L, che effettivamente è un limiter molto colorato, non tanto trasparente ma utile per dare un po' di botta ai sintetizzatori. Stesso discorso per lo Slam Dow, questa volta di BeatSkills, l'avete visto anche questo in un video, ed è uno dei plugin che uso veramente tanto per colorare. Questo insieme poi a un altro plugin, altri tre plugin della loro casa. E arriviamo al Vertigo VSM3, sempre di Brainworks e per Plugin Alliance. Questo è un distorsore di armoniche, seconda e terza armoniche separate oppure in mix contemporaneo, molto bello. Sempre per colorare i sintetizzatori. Per i pads ho inserito in questo caso il Bass Pressor, che è forse uno dei plugin più belli a livello di emulazione analogica con pochissima richiesta di risorse al processore. Già aperto questo su tutti i bass del mixer dà una gran botta al nostro mix, ve lo straconsiglio. Non è aggressivo ed è molto funzionale, derivante sempre dalla tecnologia dei Vintage Warmer, un altro dei plugin sempre verdi che utilizzo da decenni. Stesso discorso per Old Timer, un compressore multibanda questa volta, di cui ho partecipato alla realizzazione insieme a PSP e che avete già visto in altri video. E come vi dicevo, un altro plugin di BeatSkills, lo Slam XL, veramente molto cattivo come saturatore e bellissimo e utile. Arriviamo in questo caso agli organi, ma l'ho preso come scusa per introdurre Pink 4, un altro dei channel strip più cattivi ed aggressivi che uso tantissimo nei brani rock. Mi dà quel suono API veramente indispensabile per colorare quella schiera di plugin. Passiamo poi al SPL Vitalizer, anche questo ormai sparito da tantissimi workflow, ma lo trovo utile a volte per colorare gli ambienti e alcuni bass, in questo caso anche sull'organo rende molto bene. Passiamo poi ovviamente a Dead Thing, il mio indispensabile, purtroppo fuori produzione, plugin di BeatSkills, uno dei chorus più belli che possieda e che uso molto anche questo in fase di mix per la colorazione. Dispone di un ottimo low cut e high cut filter da utilizzare immediatamente sulla traccia, oltre a una serie di rumori da poter introdurre all'interno della traccia mentre sta suonando. C'è un video sul mio canale anche di Dead Thing. Sempre per chi utilizza l'organo abbiamo il PSP B-Scanner e il PSP Lotary, che funziona appunto da Leslie, uno dei Leslie più belli che abbia mai sentito e che uso spesso non soltanto sull'organo ma anche sulle chitarre elettriche. Arriviamo alla sezione percussioni, dove ho inserito il Bix Octo Comp, anche questo in regalo, quindi con il pacchetto dei plugin studio di Studio One quando acquistate le schede audio Presonus. Ho dedicato un video proprio dal pacchetto di plugin in regalo con le schede.
Molto bello anche questo di Plugin Alliance, il Vintage Warmer di cui parlavo prima, che è forse il plugin più vecchio che utilizzo nel mio workflow insieme a Metric Halo Channel Strip, sempre aggiornato, sempre molto bello. Attualmente rimane uno dei più bei plugin di emulazione analogica, anche per quantità e qualità di controlli che dispone all'interno. Poi passiamo a T-Rex per quanto riguarda il bus compressor, in questo caso in stile SSL 4000, molto bello, è lo stesso che troviamo all'interno del Fat Channel di Studio One e la versione ovviamente compressor limiter Varimu. Passando alla sezione delle batterie utilizzo tantissimo il trigger di Addictive, l'Addictive Trigger appunto, che avete già visto anche in un tutorial su Addictive Drums, è forse il più bello per quanto riguarda la creazione di un triggering e per la relativa creazione della traccia MIDI derivata dall'analisi del trigger. Infatti poi qui nell'output possiamo esportare il MIDI file analizzato, veramente veramente molto bello. Stesso discorso per la colorazione del drum shaper, sempre su bus oppure su snare o kick, facente parte del pacchetto appunto di Addictive Drums insieme anche al Retro Color, che ci dà modo di colorare non soltanto le batterie ma anche altre tracce. È molto utile perché mi permette di avere tantissimi colori e tools per poter manipolare i file audio. Arriviamo così a Sand, questa volta l'ho incluso nel canale delle batterie perché poi utilizzo moltissimo il comp, ma è uno dei migliori, forse il migliore emulatore di console SSL attualmente sul mercato e che mi permette di controllare non soltanto la channel strip ma anche e soprattutto la connessione della channel strip e dei relativi parametri all'interno. Di questo c'è un video sul mio canale. Slam Pro è la versione più cattiva dei compressori che propongono sempre BeatSkills, molto bello sulle batterie elettroniche, anche perché posso e mi permette di controllare alcune caratteristiche della compressione che gli altri compressori non possiedono, come il crush e l'air, che sono degli equalizzatori all'interno del compressore stesso, oltre alla possibilità di controllare la distorsione armonica sui bassi. Arriviamo poi al Vice di Esser, questa volta l'ho inserito sulla batteria perché lo uso molto spesso per correggere gli l'harshness dei piatti. Lo avete visto anche questo in un video relativo al mastering con di Esser. Sulla sezione orchestra utilizzo normalmente cose non troppo invasive. Qui ho selezionato il BX Stereo Maker perché mi permette un po' di allargare il panorama stereo, ma ce ne sono diversi di plugin di stereo image che utilizzo, come ad esempio lo Zone Imager e ovviamente il plugin di equalizzazione mio preferito, che è il PSP-E27, che deriva dall'emulazione dell'equalizzatore Avedis E27. Con questo plugin posso controllare non soltanto l'analisi del canale stereo ma anche e soprattutto l'analisi mid-side che utilizzo poi nella fase di mastering. Negli horns ho spostato Goliath, che fa parte sempre della schiera dei plugin di BeatSkills, questa volta prodotti dalla loro side part Tone Empire, quindi sempre di quel tipo di tecnologia parliamo, ma questa volta Goliath è molto più indirizzato verso il master bus, in questo caso lo utilizzo sui fiati, oltre al Fairchild prodotto da T-Rex, molto inconveniente, ma non paragonabile a quello di Acoustic Audio perché non possiede le stesse funzioni, ovviamente il trattamento dei transienti, quindi occhio perché è molto aggressivo. Il Royal Comp, anche questo interessante a livello di funzioni di colorazione, e il PSP Micro Comp, anche questo è un pezzetto del Vintage Warmer, quindi deriva da quell'algoritmo ma con meno funzioni, quindi più leggero sul processore. Nella sezione effetti, ovviamente effetti intendo quelli orchestrali, effetti cinematografici eccetera eccetera, ho inserito Gain Station, Boost, molto utile per dare un po' di botta a quel tipo di sound e che avete visto nel video sul Gain Station. Oltre a questo ho riesumato ultimamente Satin, che riesce ad emulare molto bene le macchine a nastro, quindi potrei utilizzare o questo o il tape di Softube, ma che normalmente utilizzo più nella sezione mastering, come avete visto. Ultimo non ultimo il tal vocoder, che è gratis e l'avete visto in un video sul vocoder. Arriviamo così alla catena main, quella che si trova sul master bus generale. Qui ovviamente troviamo Celestial, molto bello come master bus, mi permette di controllare il suono generale, quindi anche il glue generale del mix. Elijah Alpha Master, questo è un compressore veramente molto delicato, come tutti i prodotti Elijah è trasparente e non influenza troppo il master. Poi ovviamente il sistema pipeline di Studio One per accedere al mio outboard esterno, il T-Rex, questa volta Master Q,
per controllare al meglio il segnale mid-side sul mio master bus. Ovviamente vedete queste versioni, non le versioni di acustica audio, perché consumano molto molto di meno e mi permettono di avere dei risultati ottimali. Infine l'X-Dither di PSP, che non è niente male, è uno dei più bei dithering che si usano per l'export delle tracce audio e degli stems, anche se il mio preferito, come sapete, è Vice DS1, che avete visto già nei plugin da mastering, e l'SPL Passec, anche questo un equalizzatore in stile passivo che mi permette di ridefinire bene il master prima dell'esportazione. Come vedete non sono presenti limiter o altro, perché quello fa riferimento alla sezione di mastering. Mentre faccio il mix utilizzo il level meter di Studio One, il loudness penalty di Meter Plugs e il Nugen Master Check. Mentre nella sezione listen bus, che è quella dell'ascolto, ovviamente il treble meter di PSP, che possiede funzioni e definizioni molto avanzate, il SonarWorks Reference 4 per l'ascolto e la correzione delle mie cuffie e lo Yulin Loudness Meter 2 Pro, che analizza insieme al Master Check di Nugen quello che sto facendo durante le fasi di mix. Ci sono altri plugin poi che utilizzo nella sezione effetti, infatti utilizzo normalmente 5 canali effetto che sono divisi in Eventide H3000, che è la sezione più chorus, che poi utilizzo per essere come send return all'interno di alcuni strumenti, di cui fa parte appunto l'H3000 di Eventide, indispensabile, ossia la versione plugin che la versione hardware che uso con l'outboard esterno, il TAL Chorus, che è gratuito, molto bello e colorato, della TAL, il chorus di Studio One, nella nuova versione molto interessante anche grazie allo stereo spread, e l'Hornet Chorus, che ricalca quello appunto del TAL, oltre al Choral di Native Instruments, che ho trovato interessante in alcune situazioni. Nella sezione riverberi troviamo per primo il Pro R di FabFilter, che utilizzo sempre sulle voci che ascoltate nei miei dischi, il Pro Q ovviamente per la correzione finale del riverbero, il compressore che prende il sidechain dal canale della voce, il Mangelverb di Eventide, il T-Rex Classic Studio Reverb, molto bello, e che anche questo fa parte di una vecchissima versione di riverberi CSR di K Multimedia, l'RC48 di Native Instruments, molto utile a volte, e ovviamente meno avido di risorse riguardo a Breverb 2, che uso anche questo da molti anni e che è il mio 480 di riferimento. Infine il T-Rex Soundset Sound per la creazione appunto di stanze di riverbero. Abbiamo poi la sezione dei riverberi Shimmering, dove troviamo appunto lo Sparkverb di Uvi, anche questo visto in un video all'interno del mio canale, il Polaris di Audiority, il Black Hole di Eventide. Nella sezione Room Reverb invece troviamo Open Air di Studio One, che carica i riverberi a risposta d'impulso e offre ovviamente un pacchetto vastissimo anche grazie a Convology, disponibile nello store di Presonus, il PSP Springverb Box, il PSP 2445 che uso continuamente su voci e basso, il PSP Nexcellence, questa volta è un riverbero meccanico molto vintage, per passare poi al Roomverb di Eventide, il T-Verb sempre di Eventide, molto bello sulle orchestre, il TRS, come abbiamo visto l'altra versione del Classic Studio Reverb, il Classic Room sempre di K Multimedia, la versione ridotta, l'RC24 di Native Instruments, lo Spring Age di Overloud, tutta italiana, molto bello, e poi per passare ai sistemi di modellazione 3D del segnale nello spazio, che sono appunto il DRVR Virtual Acoustic e il DRVR Pro Reverb, l'MPX, anche questo facente parte del pacchetto gratuito con le schede audio Presonus, il Mixverb di Studio One e il Roomverb di Studio One. Terminando l'analisi degli effetti, nella sezione delay, quelli che utilizzo di più sono il Lexicon PSP42 di PSP Audio e la sua controparte PSP84, 85 in questo caso, il PSP Echo, molto bello perché è semplice da utilizzare sulla suddivisione, il T-Rex Tape Echo in stile Roland, il Replica XT di Native Instruments, l'Analog Delay di Studio One, il nuovo, e il Beat Delay sempre di Studio One. Questi sono quelli che poi scelgo di utilizzare all'interno delle varie tracce in base al mix.
Infine, ultimo ma non ultimo, il CTC One o Console Shaper, che avete già visto in un altro tutorial e che mi permette di avere un sound più analogico su tutti i bus, in questo caso su tutte le tracce del mio mix, e che ovviamente è una caratteristica unica di Studio One per poter avere questo tipo di intervento all'interno della DAW. Nel prossimo video vedremo quali sono gli instruments che ho utilizzato più in assoluto nel 2020 e, come abbiamo già visto anche in questi video, ci sono alcuni plugin che riescono a resistere da decenni nel mio workflow. Ne vedremo altri nella sezione instruments. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!